Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6 che apriamo parlando di cronaca, in particolare di una duplice operazione portata a termine la scorsa notte dagli uomini del comando provinciale di Pescara, dei carabinieri. La prima relativa all'esplosione di un ordigno un anno fa davanti a un pub di Città Sant'Angelo e la seconda, una operazione legata a spaccio di stupefacenti con il coinvolgimento di minori. Vediamo. 18 provvedimenti cautelari e 5 perquisizioni nei confronti di uno degli autori del danneggiamento mediante ordigno esplosivo del pub El Hueco di Città Sant'Angelo e di giovani responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Pescara. Questi numeri salienti dell'operazione portata a termine nelle ultime ore dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale Adriatico e della Compagnia di Penne, coordinati dal maggiore Massimiliano Di Pietro e dal capitano Alessandro Albano. Sono due attività che poi hanno iniziato due compagini diverse del comando provinciale, cioè il nucleo investigativo e la compagnia di Penne. Il nucleo investigativo aveva iniziato a lavorare dopo l'esplosione di un ordigno di fronte alla saracinesca del pub El Hueco di Città Sant'Angelo a gennaio del 2015. Le attività si erano insomma rivolte ai proprietari, a chi girava intorno a questo pub, e oltre a darci degli indizi utili per trovare l'autore di questo gesto criminale, ci ha fatto anche disvelare tutto un fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti. Contemporaneamente la compagnia di Penne aveva iniziato un'altra attività di spaccio di stupefacenti nell'area Vestina e alcuni degli indagati delle due compagini, dei due reparti dell'arma, si sono sovrapposti, per cui ognuno ha portato avanti il proprio filone, il nucleo investigativo col Tribunale di Pescara, la compagnia di Penne col Tribunale dei Minori di L'Aquila, perché molti degli indagati all'epoca dei fatti soprattutto erano minorenni, e siamo arrivati fino a oggi quando complessivamente siamo riusciti ad arrestare 20 persone. Abbiamo recuperato della droga sia oggi durante l'attività ma anche durante l'attività investigativa, quindi in questo anno abbiamo rinvenuto dei soldi, oltre 20.000 euro. L'attività prosegue, bisogna insomma capire anche qual è il livello superiore, cioè coloro che fanno arrivare lo stupefacente in Pescara per poi essere smerciato sulla piazza. Ancora la cronaca, tragedia sfiorata a Ripateatina, dove ieri un ragazzino di 13 anni è caduto in un pozzo mentre passeggiava in campagna con il padre. Il ragazzo è stato salvato con il pronto intervento dei vigili del fuoco. Manuel come Alfredino, uniti dallo stesso incidente, separati da un epilogo fortunatamente diverso. Alle 18 di ieri a Ripateatina è sembrato di essere tornati al 10 giugno del 1981, quando un pozzo di vermicino inghiottì il piccolo Alfredino Rampi, tenendo con il fiato sospeso tutta l'Italia. La storia di Ripateatina però è differente, perché Manuel da quel pozzo è uscito vivo. Precipitato per 20 metri mentre andava in cerca di asparagi con il papà Antonio, è riemerso dal buio assieme al suo angelo custode, il vigile del fuoco Claudio Minnucci, che si è calato nel pozzo con una fune. Manuel, 13 anni, è stato bravo e fortunato. La sua caduta è stata attutita dall'acqua ed è poi riuscito a mantenere la calma aggrappandosi ad una vecchia pompa idraulica. Il resto lo hanno fatto i vigili del fuoco e Claudio, l'eroe, a cui il sindaco di Ripa, Ignazio Rucci, ha già promesso un'onorificenza. Per il proprietario del terreno, un anziano che vive a Roma, invece scatterà una denuncia. Ma adesso non importa, l'importante è che Manuel sia tornato alla vita. Bravo bimbo! Il vice ministro dell'economia Zanetti quest'oggi è stato all'Aquila ed ha incontrato una delegazione di correntisti di Banca Etruria, annunciando un decreto imminente per rimborsarli dei crediti persi, ed è stato poi aggiornato dal primo cittadino aquilano Cialente sullo stato della ricostruzione. Intensa giornata aquilana per il vice ministro all'economia e alle finanze, segretario di Scelta Civica Enrico Zanetti. Primo appuntamento assieme all'onorevole Giulio Sottanelli, l'incontro con una delegazione del Comitato Difesa Risparmiatori, Banca Etruria di Pizzoli, che hanno perso tutti i loro risparmi con il crack dell'istituto di credito. Poi l'incontro istituzionale a Palazzo Fibbioni con il sindaco Massimo Cialente e con il presidente della Gran Sasso Acque Americo Di Benedetto, con cui ha visitato l'area di cantiere dello Smart Tunnel. Zanetti ha portato buone notizie. Notizia risparmiatori di Banca Etruria, il decreto che consentirà i rimborsi sarà approvato la prossima settimana. Dire che passa la linea che era stata anche portata avanti in particolare dall'onorevole Sottanelli di Scelta Civica con un emendamento col quale si chiedeva di superare il tetto dei 100 milioni. E questo tetto di cosa prevede in soldoni?
prevede in soldoni che tutti quelli che non sono stati adeguatamente informati o addirittura truffati riavranno i loro soldi per intero, senza tetti, come è doveroso che sia. Soddisfatto il sindaco di Pizzoli, Gianni Anastasio. E dalla risposta del viceministro Zanetti si capisce che la sensibilità del governo rispetto a questi problemi è cambiata. E questo cambiamento poi verrà sancito con il decreto che lui stesso ha detto la prossima settimana dovrebbe uscire e dovrà contenere i criteri con i quali poi verranno stabilite le modalità di rimborso di questi soldi. Zanetti si rallegra poi per come sta procedendo la ricostruzione post-sismica aquilana e, allargando lo sguardo a temi di scottante attualità, promette che gli italiani che hanno aperto un conto a Panama, smascherati dall'inchiesta giornalistica internazionale dei Panama Papers, saranno oggetto di rigorosi controlli fiscali. Poi ci sono tanti italiani invece i soldi li portano a Panama. Beh, e quegli italiani che li portano a Panama, che erano italiani che prima ancora più comodamente li portavano in Svizzera, cosa che non possono più fare perché il nostro governo ha finalmente fatto superare il segreto bancario svizzero, li hanno portati a Panama, adesso saltano fuori dei nomi interessanti, l'Agenzia delle Entrate sta lavorando. E ora occupiamoci del referendum sulle trivelle. Si vota domenica e con il prossimo servizio andiamo a capire meglio quali sono le ragioni del sì e quali quelle del no. Luciano Di Tizio, domenica c'è il referendum. Voi oggi in conferenza stampa avete ribadito il sì a questo referendum. Abbiamo ribadito l'esigenza di andare a votare tutti quanti insieme sì, per cancellare davvero definitivamente le piattaforme pian piano entro le 12 miglia, perché non ha senso un governo che da una parte tutela il mare dicendo che non si possono concedere nuove perforazioni e contemporaneamente fa diventare eterne quelle che già ci sono. Non ha alcun senso, bisogna essere coerenti e portare avanti una politica che porti la regione, che porti l'Italia e l'Abruzzo in questo caso a riappropriarsi il proprio mare per le proprie aziende, per la pesca, per le proprie aziende turistiche, per il proprio futuro e non guardando soltanto al passato. Spina, si avvicina la data del referendum, voi avete parlato di un referendum poco utile, perché? Pone solo il tema del fatto se gli attuali giacimenti possono essere utilizzati fino a esaurimento, oltre la scadenza, se sì e no. Il Paese invece ha bisogno di una politica energetica che purtroppo non ha da tempo ed è un tema che è molto delicato perché contiene le tematiche ambientali, della sicurezza. Ora questo problema di trovarsi sempre a dover discutere tra sviluppo, occupazione, sicurezza, senza farli coincidere, è sempre una cosa per noi difficile. Noi non siamo né amici dei petrolieri, ma siamo interessati allo sviluppo e alla crescita occupazionale e ci troviamo sempre in difficoltà in questi casi. Ci vuole un governo che invece finalmente assuma la politica energetica come un'esigenza del Paese e sappia porre i problemi della compatibilità tra sicurezza ambientale e chi sbaglia è giusto che paghi pesantemente. Ed ora parliamo della crisi in atto nel comune di Teramo. Oggi il primo cittadino Maurizio Brucchi ha preferito non parlare. A questo punto si paventano due strade: o il rimpasto di giunta oppure le dimissioni del primo cittadino con l'apertura al commissariamento fino alle prossime elezioni. Proprio su quest'ultima strada è quella invocata dalle opposizioni che chiedono appunto al sindaco di prendere atto della fine della sua amministrazione. Fabio Berardini, è una situazione sempre più confusa e discutibile, quella interna al comune di Teramo, a 24 ore dalle dimissioni dell'ormai ex assessore ai lavori pubblici di Giovan Giacomo. Qual è la posizione da parte dell'opposizione? Sicuramente o rimpasto o dimissioni a questo punto. Abbiamo una giunta, una maggioranza e soprattutto un sindaco completamente nel caos. Il quadro che ne viene fuori è di una maggioranza completamente litigiosa, priva di qualsiasi contenuto politico e programmatico per la città di Teramo. Si litiga per i soldi, per le poltrone e non si pensa minimamente alla città e ai bisogni dei cittadini. Ecco, questa è una situazione veramente assurda. Questa
queste persone stanno disintegrando e distruggendo tutto il tessuto economico e sociale della nostra città e il sindaco non fornisce alcuna risposta. Si è rinchiuso da giorni dentro le sue stanze e non fornisce alcuna risposta. Non le ha date neanche a noi consiglieri comunali ieri in consiglio comunale. Riteniamo che il gruppo Itaramo soprattutto debba staccare la spina immediatamente al sindaco Brucchi, in quanto ha più volte contrastato e criticato il sindaco e tutta la maggioranza, soprattutto su contenuti programmatici. Adesso, se gli verrà offerta solo una poltrona e lui rientrerà solo per questo, veramente farà una figura vergognosa nei confronti di tutta la città di Teramo. Intervenuto quest'oggi ad un convegno sui social tenutosi all'Aula Federico Caffè dell'Università D'Annunzio di Pescara, il Presidente della Regione D'Alfonso ha parlato di trasparenza amministrativa e ha scherzato su una multa arrivata in Regione. Intanto che Dio benedica i social. Per quanto riguarda le multe va bene così, sono stato colpito 47 volte, 17 ho già pagato. Per una decina ho vinto e le altre sono in attesa di pronunciamento. Poi mi è arrivata una multa qualche giorno fa da Teramo con evidente inidoneità per quanto riguarda l'identificazione. Ho provveduto a ricostruire e naturalmente non riguarda né la mia stagione, quella che è molto apprezzata, né la mia persona. Circa invece l'esigenza di organizzare una trasparenza attraverso la piena conoscibilità di tutto, sono assolutamente d'accordo. È davvero una nuova pagina della democrazia. Si tratta adesso di capirne la potenza, la qualità e anche i notevoli spazi di cittadinanza per quanto riguarda le utenze, la giovane generazione che si avvicina a misurare e giudicare anche la pubblica amministrazione. Se noi ci ponessimo una domanda, come fanno gli avvocati, sarebbe immaginabile oggi un decidere, un operare per conto delle istituzioni senza i social? Assolutamente no. Saremmo in un altro secolo se non ci fossero oggi queste formidabili opportunità. Ci guadagna la pubblica amministrazione? Sì. Ci guadagna la democrazia? Assolutamente sì. E come bene finale sapete che cosa vedo io? Il formarsi potenziale di una nuova classe dirigente, davvero una classe dirigente diffusa. Inizieranno entro aprile i lavori per il nuovo reparto di terapia subintensiva pediatrica presso l'ospedale Santo Spirito di Pescara e quanto è emerso dall'incontro di lunedì scorso in regione tra Andrea Sciarretta, responsabile dell'associazione Progetto Noemi Onlus, l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci, il direttore salute e welfare Angelo Muraglia, il manager della ASL di Pescara Armando Mancini, il direttore del reparto di pediatria Giuliano Lombardi e il rappresentante medico dell'associazione Nino Aiello. I lavori per il nuovo reparto saranno ultimati a luglio, mentre dal 9 al 17 maggio al Gaslini di Genova inizierà la prima parte di formazione professionale a costo zero di 5 medici, 2 anestesisti e 4 infermieri della ASL di Pescara, ai quali sarà affidato il reparto di terapia subintensiva. E ora torniamo a Teramo. L'associazione culturale La Manovella ha illustrato un progetto di valorizzazione del territorio montano nel comprensorio del Gran Sasso. Vediamo. Abbiamo pensato a questo progetto per rilanciare e valorizzare quello che si può essere fatto con la gabbinovia dei prati di Tivo anche fuori dallo sci, quindi d'estate a primavera ci sono 6 percorsi mountain bike, ma possono essere anche percorsi fatti a cavallo, a piedi, perché quindi trekking, fatti proprio dalla Madonnina a scendere. Questo noi l'abbiamo pensato per un rilancio di questa struttura bellissima che è la cabina di Prati Tivo, che è anche l'unica del centro Italia attrezzata per i disabili, e quindi adesso faremo anche un convegno dove presenteremo questo progetto agli albergatori e alla zona del mare, perché noi abbiamo 1 milione di visitatori al mare. Se riusciamo a portare qualcuno di queste persone a vedere la cima più alta degli Appennini, che possiamo rilanciare un po' il turismo di un posto bellissimo e fargli conoscere i posti fantastici che sono di noi sfruttati quasi solo d'inverno, ma sono bellissimi anche d'estate. Noi come Gran Sasso Teramano abbiamo ritenuto opportuno e utile dare il nostro piccolo contributo per la realizzazione di questa pubblicazione, perché noi crediamo molto in quella che è l'attività di sviluppo e di promozione del territorio. La SDMTB Teramo si è occupata della realizzazione di questo progetto, proprio della parte tecnica, quindi di andare a tracciare questi percorsi poi proprio sul territorio. Sono 6 percorsi
percorsi che sono fruibili in mountain bike e anche con del trekking a piedi. E chiaramente noi poi offriremo anche il servizio di accompagnamento a queste persone che offriranno di questi pacchetti turistici. Tornano a chiedere un incontro risolutivo gli abitanti della frazione di Garrano che, interessati ai lavori che riguardano la statale 81, hanno più volte evidenziato al sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, la necessità di realizzare una rotonda sulla strada in prossimità del piccolo centro frazionale per evitare disagi al paese. La richiesta era stata già espressa al primo cittadino durante uno degli incontri con la giunta itinerante tenuti a Garrano, con conseguente annuncio alla stampa dell'approvazione della variante da parte dell'ANAS ribadita in campagna elettorale. Ma a quanto pare dal 2011 ad oggi non ci sarebbero stati passi avanti, anzi, come dice il comitato di quartiere, i lavori proseguono in barba a quanto annunciato dal sindaco e non senza disagi, date le dimensioni del cantiere, che peraltro non porterà, con il progetto attuale, nessun beneficio per i residenti. Torniamo a chiedere la realizzazione di questa rotonda per permettere di attenuare i disagi, perché questa strada attraversa adesso il paese, è una variante, da prima passava al di sotto e attraversando il paese comunque se non realizzata in maniera da agevolare l'entrata e l'uscita, quindi come si è raccordato con la realizzazione di una rotonda proprio in mezzo al paese, va a creare disagi più che vantaggi ai residenti. Praticamente che noi abbiamo il cimitero e la chiesa di Garrano da una parte e dall'altra e non potremmo più agevolmente passare da una parte all'altra del paese e fare quello che prima facevamo con 20 metri praticamente, perché la strada era al di sotto, noi avevamo la strada statale, passava al di sotto, adesso passa in mezzo al paese. Per attraversare adesso dovremmo prendere un veicolo e fare proprio dei chilometri di strada, non consentendo attraversamento pedonale. Grave anche il fatto che se c'è un autobus che si ferma, la persona a piedi dove passa, con una strada prende a guardrail altissimi, non c'è un attraversamento, noi abbiamo dei disagi e quindi vogliamo trasformare, come si era detto nell'incontro e ribadito in giunta itinerante e in campagna elettorale, vogliamo trasformare questa strada da un danno in una risorsa per la frazione. Comunque fino ad oggi nulla, speriamo, e chiediamo un incontro risolutivo con il sindaco e l'ANAS. Domani sera al Palazzetto dei Nobili all'Aquila sarà presentato un evento live di poesia multimediale abbinato ad un cortometraggio. Quando la poesia incontra le arti visive, la musica elettronica e il suono, mescolando i linguaggi artistici a caccia delle origini della comunicazione umana. Questo e molto altro è alla base dell'evento live di poesia multimediale dal titolo Fede o Sete, in programma domani sera alle 21 al Palazzetto dei Nobili. Il conflitto interiore tra essere qualcuno o far parte di un qualcosa, nonché la scelta del singolo individuo, sono i muri portanti di questa costruzione poetica. L'evento è organizzato da Il Demiurgo, l'Officina dei Saperi, e da Pasquale Cicirelli, che ci spiega l'origine dell'idea. L'idea è quella di utilizzare e partire da quello che è appunto il tema Fede o Sete per arrivare attraverso una sperimentazione multimediale dinamica e quindi attraverso le diverse arti a sviluppare un tema che è fondamentale per ognuno di noi e che è quanto mai odierno, che è appunto quello della scelta. Durante l'evento sarà proiettato il cortometraggio Claudia, realizzato da Pasquale Cicirelli e Giuseppe Rellini, con la partecipazione di alcune studentesse dell'Aquila. Al nostro microfono Claudia Salvatore, studentessa del liceo musicale Cotugno, che interpreta Claudia, la protagonista del corto. Claudia è una ragazza studentessa che vive all'Aquila, che ha 18 anni. Nel cortometraggio vediamo il confronto tra lei e le sue amiche e sulle scelte che andranno fatte una volta finite il liceo e anche quanto può influenzare la città in cui vivono. Diciamo che lavorare insieme alle mie amiche è stato molto più utile perché, essendo io la protagonista, ho estraniato una parte di me che non conoscevo. E a Teramo è stata presentata la Settimana della Cultura, appuntamenti che vanno dal 18 al 25 aprile.
Al via la settimana della cultura a Teramo, anche quest'anno, così come lo scorso anno, il coinvolgimento dei ragazzi, degli alunni delle scuole di 5 istituti. Sì, abbiamo questi istituti superiori che per legge devono effettuare i progetti di alternanza scuola-lavoro, quindi nella pratica durante la quarta edizione delle giornate del patrimonio faranno visite guidate e prima accoglienza sia nei siti archeologici che in tutte le strutture del polo museale. Quindi in occasione di questa settimana terremo tutti i siti aperti, tutte le mostre che sono state già programmate fruibili, quindi ricordo quella a Torre Bruciata in collaborazione con l'associazione Teramo Nostra, quindi la mostra di Totò che è andata molto bene e che abbiamo deciso di prorogare un pochino di più in occasione di questa settimana. Il 20 inauguriamo all'Arca una mostra sulla pace di cui abbiamo già parlato, terremo aperto il deposito della Pinacoteca, quindi il messaggio è quello di andare a valorizzare quello che noi abbiamo, quindi di far conoscere e di promuovere al cittadino quelle che sono le nostre bellezze e quello che è il nostro patrimonio. I ragazzi faranno da guida? I ragazzi faranno da guida e da prima accoglienza. Abbiamo fatto già un'esperienza lo scorso anno, quest'anno ne saranno di più. Abbiamo 300-400 ragazzi per tutta la settimana coinvolti in tutti i percorsi, quindi è un'ottima opportunità sia per loro ma anche per il Comune di Teramo. Ed ora apriamo la pagina dello sport. È stata una serata molto positiva per il Pescara che nell'anticipo, uno dei due anticipi della 36esima giornata, ha battuto di misura il Cesena con un eurogol di Gianluca Lapadula. Vediamo le schermate, dunque come detto Crotone-Spezia, la prima partita, il primo dei due anticipi è finito senza gol, 0-0, e poi subito dopo si è giocata Pescara-Cesena, vittoria di misura dei biancazzurri con la rete di Lapadula al 78esimo. Le gare che si giocheranno domani sono Bari-Como, Cagliari-Brescia, Latina-Virtus-Lanciano, Novara-Livorno, Perugia-Avellino, Provercelli-Salernitana, Trapani-Ascoli, Virtus-Entella-Modena e Vicenza-Ternana. Diamo uno sguardo anche alla classifica. Il Crotone sale a quota 74 punti, più 6 sul Cagliari che gioca domani. Il Pescara aggancia lo Spezia a quota 58 punti e per almeno 24 ore la squadra di Massimo Oddo condividerà con la squadra di Di Carlo la terza piazza. Il Cesena resta così staccato a quota 55 punti. Questo dunque il verdetto dei due anticipi di questo venerdì. Ma ora andiamo a vedere i riflessi filmati di questa importantissima, fondamentale vittoria della squadra di Massimo Oddo. Pescara-Cesena 1-0. Pescara dunque con il forfè in extremis di Caprari, al suo posto gioca il rumeno Mitriza, la sua seconda presenza da titolare in campionato dopo quella contro il Vicenza sempre di venerdì sera. Conferma per Pasquato, torna Torreira a centrocampo al posto di Bruno, in difesa c'è Zampano e quindi va in panchina Ventola, confermati Vitturini, Fornasiera e Mandragora a completare la linea difensiva. In porta c'è Fiorillo dopo l'infortunio che ha subito Aresti in settimana, l'elongazione al quadricipite. Nel Cesena out Sensi, Djuric e Falco, il tridente è composto da Ciano, Rossetti e Ragusa, a centrocampo gli altri due ex Cone e Cascione con Balzania, mentre in difesa Fontanesi è preferito a Perico. Siamo alle prime battute, dopo il decimo minuto una conclusione centrale di Ragusa, l'unica cosa buona che farà in partita uno dei tre ex che sarà poi sostituito innervosito nella ripresa. Qui una botta di Ciano con la risposta di Fiorillo che copre bene il palo di competenza. Poi inizia a farsi vedere il Pescara, verticalizzazione di Pasquato, palla per Lapadula e grandissima parata di Gomis che si becca anche il 5 di Lapadula che si complimenta con l'estremo difensore del Cesena. Gran parata di Gomis sullo spunto di Lapadula che sarà il match winner. Pasquato non una grandissima serata, ma questo assist che abbiamo visto è quello che vedremo per il gol partita straordinario di Lapadula. Una conclusione con il destro di Ciano, si vede che non è il piede preferito, il destro per l'ex crotonese. Un'inquadratura della curva nord Marco Mazza, quasi 10.000 all'Adriatico, gran pubblico e gran tifo che sarà importante per trascinare la vittoria il Pescara. Siamo nella ripresa, cross di Zampano, la palla si impenna, Lapadula svetta su Renzetti ma Gomis con un volo plastico sventa nei pressi della linea di porta. Rivediamo il cross
proprio di Zampano, corretto da un difensore, e la parata di Gomis sulla Padula. Qui c'è uno spunto di Mitrizza che arriva ai 20 metri, Zampano cross in mezzo, la Padula cerca l'anticipo, invece interviene sul pallone prima di tutti Caldara, che viene colpito involontariamente dalla Padula e Caldara sarà costretto a lasciare il campo. Ecco qui infatti il cambio, entra Ordur Magnusson, il difensore islandese che era nell'orbita del Pescara nel mercato di gennaio, poi Magnusson è rimasto al Cesena, giocatore di proprietà della Juventus. Tiraccio di Mitrizza dopo un calcio d'angolo, sarà sostituito subito dopo da Cappelluzzo ed ecco il gol. Pasquato mette dentro e la Padula che rovesciata, tutti fermi pensando ad un fuorigioco e tutti fermi poi ad ammirare una prodezza autentica di Gianluca Lapadula, gran palla di Pasquato ma meravigliosa rovesciata di Lapadula, gol numero 22, poi la corsa sfrenata sotto la nord Marco Mazza con tanto di spogliarello e tanto di ammonizione, Renzetti in linea tiene in gioco Lapadula che poi si produce in questa grandissima rovesciata, che gol! Gol che richiama anche quello segnato contro il Vicenza, ma allora fu un gol da un punto, questo è un gol da tre punti, un destro dalla distanza tentato da Valerio Verre, poi il palo scheggiato da Ciano su punizione ma con Fiorillo che era pienamente sulla traiettoria, qui rivediamo il volo di Fiorillo e il palo scheggiato da Ciano, poi l'ultimo brivido, questo cross in mezzo, respinta corta di Zampano e va alla conclusione Ciano e si vede ancora una volta che il destro non è il suo piede, svirgolata e palla alle stelle. È l'ultimo brivido, il Pescara fa suo questo scontro diretto, 1-0 la vittoria sul Cesena e il Pescara che sale a quota 58 punti, fa festa a Oddo, fa festa tutto il Pescara. Ed ora le reazioni dei due tecnici, Massimo Oddo del Pescara e Massimo Drago del Cesena. Soddisfatto per questa vittoria, una vittoria pesantissima per il morale e per la classifica ottenuta in uno scontro diretto, sono tre punti ma potrebbero essere anche sei. Sì, sono tanti punti, un po' di rammarico perché dovevamo fare il secondo per andare in vantaggio di uno, però va bene, no, parte di scherzi, sono strafelice, sono stracontento perché nonostante tutte le difficoltà le stiamo superando la grandissima, i ragazzi rispondono, danno tutto anche quando non sono al 100%, vedi Zampano, Memusciai, ci mettono l'anima, soffrono e questo è lo spirito giusto, non era una partita facile contro una squadra comunque rocciosa, dura da incontrare, infatti si è sbloccata per un episodio. Sinceramente, se mi aveste detto tre domeniche fa che avremmo fatto 9 punti, non l'avrei detto, ma l'ho pensato perché insomma le condizioni, le ultime condizioni non erano semplicissime. Però tanto di cappello e chapeau ai ragazzi che sono stati eccezionali. Direi che una gara equilibrata rotto l'equilibrio da questa gran giocata della Padula. Due squadre che si sono affrontate a viso aperto nel primo tempo. Abbiamo concesso un po' più di campone nel secondo tempo, però non ci avevano creato grossissime difficoltà e poi è arrivato questo gran gol di Lapadula. Io penso che nel primo tempo la squadra che meritava di passare in vantaggio era il Cesena. Secondo me abbiamo fatto qualcosa in più del Pescara. Poi, ripeto, nel secondo tempo ci siamo un po' abbassati troppo, abbiamo concesso un po' troppo campo al Pescara, però non ci avevano creato grossissime difficoltà. È arrivato questo gran gol di Lapadula, quindi un gol da applauso e gol da categoria superiore. E ora parliamo di Virtus Lanciano, domani trasferta a Latina, si tratta di un altro scontro diretto ma in questo caso in ottica play-out, il servizio. Vigilia di partita carica di tensione in casa Virtus Lanciano. Nelle prossime ore intanto si attende il verdetto del Tribunale Federale Nazionale sui deferimenti a carico della società. Ieri il procuratore ha chiesto 5 punti di penalizzazione, una richiesta che se accolta totalmente dal collegio giudicante spedirebbe la compagine frentana di nuovo in piena zona retrocessione al terzultimo posto. La società della famiglia Maio conta però di limitare i danni. Il vicepresidente Guglielmo sabato scorso aveva parlato di, al massimo, 2 punti di penalizzazione. Il verdetto
una volta pronunciato, resterà comunque appellabile. Preoccupazioni fuori dal campo, preoccupazioni anche dentro il rettangolo di gioco, perché domani la Virtus inizierà il tour de force di 3 partite in 7 giorni con lo scontro diretto di Latina, con una difesa decimata, squalificati Aquilanti e Amenta e con Boldor reduce dell'operazione al ginocchio. Il tecnico Primo Maragliulo ha comunque inserito nella lista dei convocati Michele Rigione, che però è limitato dalla fascite plantare. Nella peggiore delle ipotesi, e cioè che Rigione non ce la faccia scendere in campo, Salviato giocherebbe al centro con Di Filippo, Vastola e Di Matteo presiderebbero le fasce. In mediana lo squalificato Bacinovic sarà avvicendato da Manuel Giandonato. Resta un dubbio in attacco: Ferrari è alle prese con un affaticamento muscolare, ma comunque convocato. Il ballottaggio è con Bonazzoli. Una ulteriore componente emotiva del pomeriggio del Francioni sarà la presenza sulla panchina pontina di Carmine Gautieri, il tecnico della promozione frentana in Serie B. La Virtus però è una sorta di bestia nera per il Latina, che in questi anni ha battuto una sola volta la squadra rossonera, 1-0 lo scorso anno al Francioni con un gol di Della Fiore. Per la gara di domani Gautieri dovrà fare ancora meno dell'infortunato Acosti e degli squalificati Esposito e Mbaye. Previsto il rientro negli 11 di Brosco in difesa e Oliveira in mediana. Direzione di gara affidata a Chiffi di Padova. Ora parliamo di Lega Pro. Il Teramo domenica ospiterà alle ore 15 la Lucchese, conferma tra i pali per Narduzzo, probabile presenza tra i primi 11 di Palma in gol a Siena, autore del gol del 3-3, tornerà in campo anche il capitano Ivan Speranza, che giocherà al posto di Marco Perrotta. C'è un dubbio in attacco legato alla presenza di Petrella, le parole del tecnico Vivarini. Il problema a livello mentale quest'anno è stato devastante, devastante, perché comunque abbiamo dovuto superare dei momenti veramente particolari. Vi faccio un esempio per dirne una: i punti di penalizzazione. Avendo punti di penalizzazione a livello psicologico è massacrante. Guardiamo l'Aquila, che è una squadra che ha fatto sempre bene durante tutto il campionato, nel momento in cui ha preso i punti di penalizzazione non riesce a esprimere quello che ha espresso prima. Oppure vogliamo parlare del Catania, oppure di altre squadre, del Savona, di altre squadre che hanno preso punti di penalizzazione. A livello psicologico tu vinci, 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 però sei sempre ultimo, e quindi è veramente difficile. Noi l'abbiamo superato. Ci è mancato poi lo slancio. Io a un certo punto di questa annata avevamo gli stessi punti dell'anno scorso. Però invece di esaltarci abbiamo avuto ancora problemi, perché comunque c'è questo velo di amarezza che ci attanaglia un po' a tutti. Questa è una partita che da affrontare con il piglio giusto, perché loro hanno bisogno di punti e noi da parte nostra dobbiamo cercare di mantenere alta la concentrazione. Non è facile, tanto è vero in settimana diciamo ho cercato di stimolare proprio questo aspetto qui. È una squadra che ha delle qualità anche buone, che ci possono sicuramente mettere in difficoltà. Se giochiamo da Teramo, insomma, possiamo fare un risultato. Poi c'è da dire anche il discorso dei ragazzi di Alberetti, che comunque la società ci tiene a valorizzarli e farli entrare, quindi bene o male sono molto disposto anche in questo aspetto qua. Più importante la gara per l'Aquila, che cerca 3 punti per uscire dalla zona play-out. Domenica contro il Siena sarà anche il debutto del tecnico Modica in panchina, ma c'è emergenza in difesa. L'Aquila del neo allenatore Giacomo Modica toglie i veli e affronta il Siena nel quart'ultimo turno di campionato. Dopo una settimana di ritiro ad Amatrice, i rosso-blu sono con le spalle al muro, quart'ultimi e con l'incubo dei play-out sempre più concreti. Non c'è più tempo per appelli o altre possibilità, bisogna far punti subito per riagganciare le zone della salvezza diretta. La sfida del Fattori sarà la prima per Modica, subentrato a Carlo Perrone ad inizio settimana, dopo il tonfo di una settimana fa a Prato. A contendere i 3 punti agli aquilani ci sarà il Siena di Guido Carboni, già salvo e senza molto da chiedere ancora a questo campionato.
Sarà comunque una missione difficile per l'Aquila, che non vince da quasi 2 mesi, 1-2 a Savona, e in casa addirittura da oltre 3 mesi. Il 9 gennaio sconfisse per 2-1 la Luparoma. Sul fronte formazione, in casa rossoblu c'è emergenza in difesa, dove saranno assenti i centrali Emanuele Pesoli e Giordano Maccarrone, entrambi fuori causa per problemi muscolari. Al loro posto, nel 4-3-3 di partenza, ci saranno Cosentini e il giovane ex Crotone Bruno. Altra defezione importante in mediana, dove mancherà di nuovo Milicevic per infortunio. Al suo posto Modica confermerà Benzaglia playmaker, con Boulevardi e Manuel Mancini mezzali. Nel tridente offensivo tutto sta nel capire i due che sceglierà Modica assieme all'imprescindibile San Domenico, 12 reti finora in campionato e a caccia del record personale ottenuto ai tempi dell'Arzanese con 14 centri. Perna e Triarico sono in vantaggio su Andrea Mancini, De Sousa e Ceccarelli. Nel Siena di Carbone invece ci saranno 3 assenti sicuri, Portanova e Mastro Nunzio per infortunio, Celiento per squalifica. Appuntamento domenica 17 aprile alle 15 allo Stadio Fattori. Il TG6 termina qui e torna domani con la prima edizione delle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte.